Ad esempio, questo qua dentro c'è un lavoro molto bello, che è la bolla di vetro con dentro la pelle di muflone. Sono ormai anni che lavoro con delle persone che trattano un po' questi oggetti per lavoro e loro mi sottopongono queste cose. Alcune cose vanno bene, alcune cose mi interessano, alcune cose non mi interessano. Questa qua ad esempio è una mascella fossile di un mammut che ho ricoperto con uno strato d'olio d'oliva. Adesso in questo momento ovviamente non c'è l'olio, però viene esposta con un leggero strato di olio d'oliva, con un pennello la applico su tutta la mascella, viene esposta per terra, quindi diventa un oggetto molto lucido, quindi c'è questo binomio tra l'ergonomia particolare di questo oggetto, la sua storia ovviamente, e questa patina che viene messa e che rende l'oggetto ancora più particolare. Questo invece fa sempre parte di questo, l'ho preso insieme a questo pezzo. Questa qua è una costola di mammut fossile. La sua particolarità è che era spezzata e l'ho fatta completare con un pezzo di sodalite brasiliana che è, come dicevo prima, un granito. Quindi che ne prosegue l'ergonomia e in un certo qual modo conclude la forma della scultura. Questa è una scultura che viene messa a parete, ho fatto fare un pezzo in rame che letteralmente attacca la scultura a parete e quindi viene esposta in questa maniera qua. Questo qua è un uovo di struzzo, normalissimo uovo di struzzo. Viene preso da un allevamento in provincia di Mantova, mi arrivano così come sono, che vengono utilizzati per la decorazione e lo lavoro con del cemento. Praticamente prendo la pistola da muratore, la riempio con del cemento, la lascio solidificare ed è un lavoro sul peso. Praticamente da poche centinaia di grammi dell'uovo attraverso il cemento, questo pezzo raggiunge i 4-5 kg. Mi piaceva considerare una variazione di peso come una qualità estetica. Lo studio, beh, è una domanda che si modifica nel tempo, con le esigenze, negli anni. In questo momento è soprattutto un luogo di accumulo di opere in fase di transito, letteralmente. Nel senso che il mio lavoro si divide in due parti, le sculture e il disegno. Le sculture non le quasi tutte non le realizzo fisicamente io, ma le realizza qualcuno su progetto, su idea. Quindi sostanzialmente rimangono qua, quelle che non sono in giro per mostro o per gallerie, rimangono qua stanziali in attesa appunto di transito. Mentre la parte disegnata, che è la mia parte diciamo più artigianale nel mio lavoro, è totalmente realizzata da me e la realizzo in parte qua e in parte a casa. Sono assolutamente convinto che un artista più cose dice e più restringe la possibilità di interpretazione della propria opera. Per me la cosa importante è forma e materiali, sono le due cose su cui parto, per le mie sculture e anche per i miei disegni. Sono assolutamente convinto che nella buona arte la forma venga prima del contenuto, quindi per me in assoluto è la cosa più importante di tutte, l'ergonomia, la forma di questi oggetti. C'è un critico che ha utilizzato una parola eteroclita, no? Che è una parola che io non conoscevo, che sono andato a studiarmi, e vuol dire praticamente oggetti strani, oggetti bizzarri. Questa cosa mi piace perché mi dà l'idea che non sono stati consumati dagli sguardi, mi piace lavorare con questi oggetti, con queste forme. A questi oggetti faccio sempre degli interventi quasi sempre minimi o minimali o comunque poco invasivi perché scelgo questi oggetti per la loro polisemia, cioè mi piace che uno di questi oggetti possa raccontare tante storie in maniera diversa, no? In questo momento mi viene in mente questa cosa che diceva De Dominicis, che diceva che le opere d'arte sono degli esseri viventi perfetti. Allora, questa cosa è una cosa interessante, sicuramente curiosa da sentire, ha un fondo di verità perché chiaramente le opere hanno questa capacità di relazionarsi con ognuno di noi in una maniera differente, quindi hanno una capacità di parlare delle lingue diverse con ognuno di noi. Scelgo questi oggetti proprio per la loro polisemia, per la loro capacità di dire tante cose simultaneamente, quindi in quest'ottica sarebbe estremamente retorico aggiungere una cosa, a fare un intervento forte, fare un intervento spiazzante che ribalta le capacità linguistiche di questi oggetti. Quindi in una maniera abbastanza, io credo, umile, mi avvicino a questi oggetti, cerco di lavorarli, cerco di risolverli o all'opposto cerco di allontanare la risoluzione dall'esito finale. E poi, sai, tutte queste cose qua, io lo dico per me, ma credo che per quasi tutti gli artisti, le opere sono dei prototipi. Un artista mostra molto meno di quello che crea in studio. Ovviamente l'artista fa una selezione a prescindere, però dico che sono dei prototipi perché poi questi oggetti tu li devi prendere, li installi in un luogo deputato alla loro visione.
E tu, fino a che non vengono installati, non sai se questo oggetto funziona, funziona come l'avevi pensato, funziona nella maniera completamente opposta a come l'avevi pensato. Anzi, questa cosa non è detto che si risolva con l'esposizione nello spazio. Ci sono opere che si risolvono o che ti danno delle informazioni dopo anni. Io personalmente vedo questa cosa quasi come un equivoco, nel senso che non necessariamente le mie opere hanno a che fare con oggetti naturali. Utilizzo oggetti naturali nelle mie opere perché quel determinato oggetto ha manifestato una forma o un materiale che mi ha sedotto e che mi ha fatto vedere delle potenzialità con cui poter provare a relazionarmi, poter provare a metterci le mani, a vedere di far qualcosa. Anche l'artista, uno spettatore della sua opera, può provare a dire un'interpretazione, ma non detto che sia l'interpretazione giusta. Cioè, non ho un rapporto di chiusura col mio lavoro, tutt'altro. Anzi, le mie opere sono. La cosa importante di un'opera credo che sia la sua ambiguità. Cerco di fare opere estremamente ambigue. In un'opera è molto meglio che ci siano significanti che significati, no? Cioè, perché sennò diventa un'opera didascalica se abbondano di significati. Ho lavorato con oggetti di produzione industriale, ho utilizzato dei dorsi di gallo che trasfiguro attraverso l'utilizzo di semplici elastici, no? Questi dorsi di gallo sono molto malleabili, quindi bastano due elastici per cambiarne completamente l'ergonomia. Certo, il disegno mi permette di essere un po' più libero, perché poi io mi piace giocare con queste capacità tecniche, quindi fare, ad esempio, fare dei chiaroscuri impossibili, cioè trasfigurarlo ancora di più. Però fondamentalmente sia nelle sculture che nel disegno il meccanismo è lo stesso, cioè io parto da una seduzione della forma, che è la cosa importante, una seduzione del materiale. Ci lavoro finché penso non di averla risolta, oppure all'opposto di averla trasfigurata. Ho proprio un'idiosincrasia verso l'immagine in movimento in questo preciso momento. Ho una grandissima fascinazione per opere d'arte ferme, statiche, mute, immobili, come la pittura, come la scultura, l'architettura anche volendo. Queste cose qua mi affascinano tantissimo, cioè il loro essere muto, il loro essere silente, anche perché chiaramente sono qualità che cerco di mettere anche nelle mie opere, nel senso che le mie mostre sono mostre di isolamento, non sono mostre di accumulo. Le mie mostre sono abbastanza parche, no? Sono sempre fatte da pochi elementi, perché questi elementi devono essere valorizzati. Poi ci sono bravissimi artisti che lavorano con l'accumulo. Io personalmente non riesco ad apportarmi a questa metodologia, come ho detto, è una questione di rispetto dell'opera. Quindi poche opere e possibilità di vederle da 1 metro, da 20 centimetri, da un'angolazione, l'angolazione destra, sinistra, dall'alto. Questa cosa, secondo me, è una cosa che la complessità di questi oggetti impone. Mi piace perdermi. Prima utilizzavo la metafora di andare al largo, quindi nuotare al largo in zone dove non c'è terreno, no? Dove quindi è una cosa. Io credo che una persona che fa questo mestiere, tra virgolette, utilizziamo mestiere che è una parola anche questa brutta, però almeno ci capiamo, deve per forza andare al largo costantemente. E quando sei lì, poi cosa fai? Non hai appigli, non hai niente, cioè. Questo è il motivo poi, per realtà, perché poi gli artisti fanno questa cosa qua, ovviamente proprio per questo qua, per questo motivo qua. Cioè, la sensazione di perdersi, di non avere controllo, che è una cosa oggettivamente molto seducente, e ovviamente ti permette una grande speculazione intellettuale, che ovviamente può. Insomma, siamo qua per questo. Cioè, le opere sono queste cose qua alla fine.